Anche lei con la bandiera di San Marco. Sì, è un segno di vicinanza, di solidarietà verso gli attivisti, indipendentisti veneti in galera, indagati non per aver commesso reati, ma per le loro idee. Ma che idea si è fatta di questa vicenda? Ma sicuramente quello che hanno messo in piedi sa tanto di una gogliardata, non è un'organizzazione eversiva per colpire lo Stato. Ma qualcosa un po' di così messa in piedi un po' alla buona, un carro armato più buono per il carnevale che per fare un'invasione o altro. Diciamo che mi sa tanto di un trappolone costruito apposta per attaccare il fronte indipendentista in Veneto molto forte, il dato del referendum lo ha dimostrato, ma comunque c'è una sensibilità crescente verso le istanze autonomiste indipendentiste, ragione per cui da parte dello Stato c'è la solita reazione repressiva per ridicolizzare, colpire e sperare, ma invano, sperare invano, di fermare un'ondata ormai in fase di piena. Ma è sempre così, chi lotta contro lo Stato, chi lotta contro il centralismo, chi vuole l'autonomia e l'indipendenza viene spesso represso con reati infamanti e pesanti. La realtà delle immagini ha dimostrato che non c'erano arsenali, non c'erano organizzazioni militari, ma una bravata messa in piedi per portare avanti un'idea, magari con metodi radicali, ma pur sempre un'idea legittima e democratica, che è quella dell'autogoverno, dell'autodeterminazione, sancita e riconosciuta a livello internazionale, ma che soltanto in Italia, dove solitamente governa chi non vince le elezioni, non si fa rispettare.